Si continua a combattere in corsia la guerra contro il nemico invisibile. A 13 mesi dall'epidemia esplosa in Italia con tutta la sua violenza, sono ancora i camici bianchi negli ospedali a fronteggiare una battaglia estenuante. Ancora giorni pesanti, anche quelli di questa seconda Pasqua con la spada di Damocle del coronavirus. E dai pronto soccorso non c'è tregua. È soprattutto all'Umberto I che la pressione non allenta. L'emergenza ordinaria si somma a quella Covid. Il via vai di ambulanze con bordo sospetti o conclamati pazienti Covid continua senza sosta. A fronteggiarla medici e paramedici che da mesi non conoscono tregua. Un respiro di sollievo viene dall'accoglimento delle richieste del primario del pronto soccorso Nocerino rispetto al rafforzamento dell'organico per la prossima settimana, con due giovani medici dell'USCA, altri tre in arrivo e la presenza già operativa di due specializzandi sotto il tutoraggio dei senior del pronto soccorso che funge pertanto anche ora da centro di formazione. È stato lo stesso primario Giovanni Esposito a ritenersi soddisfatta della scelta della direzione strategica dell'ASL per il potenziamento del suo reparto e della collaborazione dei medici degli altri reparti dell'ospedale Nocerino, cardiologia, nefrologia, ma anche psichiatria. Medici ed infermieri, infatti, di quest'ultimo reparto stanno consentendo la gestione di pazienti psichiatrici positivi al Covid che devono ricevere assistenza specialistica anche per poter tenerli in terapia con la ventilazione e l'ossigeno. Domani si fermerà per qualche ora l'emodinamica per consentire l'installazione di un pacemaker ad un paziente positivo. Insomma, tra tante difficoltà, anche logistiche, si continua a lavorare nella ricerca affannosa anche di trasferimento di pazienti che dall'emergenza urgenza necessitano ricoveri in reparti Covid. Molti, quelli a bassa intensità, vengono trasferiti a Benevento, altri, quelli più gravi, nelle terapie intensive. Nonostante i dati dei contagi negli ultimi giorni abbiano fatto registrare un lievissimo calo, che potrebbe subire un'impennata dopo questi giorni di festa, durante i quali molti hanno preferito incontri conviviali e familiari, oltre a una maggiore presenza in strada, la pressione sugli ospedali, per conseguenze serie dal coronavirus, è ancora altissima. All'Umberto I di Nocera sono 7 i pazienti oggi che risultano ricoverati nell'area multidisciplinare Covid, pieno il reparto di osservazione da isolamento, lobby, e pieni i posti letto nell'area container, con qualche ambulanza da sbarellare al pronto soccorso. Ed a proposito dei mezzi di emergenza, va segnalata la difficoltà legata all'inadeguatezza numerica delle ambulanze che spesso costringono al ricorso ad associazioni sanitarie private per i soccorsi a casa. Il 118 viaggerebbe, nella migliore delle ipotesi, con mezz'ora di ritardo sulle emergenze di natura extra-Covid. Anche al Mauro Scarlato di Scafati, reparti tutti pieni.